Rieccoci qua, caldi, fragranti, coccolosi e nutrienti. Allora, il rispetto che deve nutrire, conti fatti, la ragazza si è subito per te. Il rispetto è fondamentale, ma il rispetto che per primo tu nutri nei tuoi confronti e successivamente quello che emani, perché una ragazza va a letto e si fidanza solo con la persona che rispetta. Esatto. Quindi quello che volevo dirti, questo tema, sostanzialmente questo, il fatto che sin da subito rispetto può condizionare una relazione, ok? Sin dai primi secondi, perché il rispetto sta proprio alle basi di una relazione, ok? Sin da quando la becchi, poi quando ci esci, poi secondo, terzo, quarto appuntamento, perché se non ha rispetto per tutto il tempo, prima o poi lei si stanca, perché vedrà il suo valore superiore rispetto al tuo, ok? Quindi manca di rispetto sin dall'inizio a te quando ti dice non ho tempo, sono di fretta, vado al lavoro. Vado al lavoro ancora peggio perché sta mettendo un qualcosa che lei potrebbe fare tutti i giorni contro te, che magari la vedi una volta nella vita, gli succede una volta nella vita e sta perdendo un'occasione lei. Tutto questo per cosa? Per dei pregiudizi che lei ha. Queste cose vanno subito dette. Io quando mi dicono un esempio e vado a lavorare, no? Ti dico, quindi mi stai dicendo, in poche parole tu mi stai dicendo che stai mettendo in superiore il fatto di andare a lavorare, che è un qualcosa che fai tutti i giorni, quando magari potresti aver incontrato la persona della tua vita o il principe azzurro. Poi però non ti lamentare del fatto che non lo trovi, poi non ti lamentare che di qua e di là. Quindi Sì. è l'incoerenza che loro hanno. Okay? Cioè loro vogliono la sfida, ma poi effettivamente non la vanno a cogliere per fare un qualcosa che fanno tutti i giorni. Ma più che altro non la colgono perché si trovano spesso e volentieri davanti a persone che ragionano in maniera diversa, le mettono in difficoltà, loro non sono abituate ad essere messe in difficoltà e quindi diventa un problema. Vanno anche Diventa secondo me un presa. po' provocate, vanno anche provocate, no? E io dico a volte, guarda, mentre magari vanno via, dicono, ecco, vedi, con questi pregiudizi ti stai perdendo un'occasione, buona giornata. Ok? Perché voglio provocarle anche da un punto di vista, per farle fermare, tra virgolette, però prima di tutto il rispetto, se ne vanno via, ok, va bene, ok, perdono un'occasione loro e via così, però fidatevi che è meglio il rispetto verso di voi che piuttosto che fare lo zerbino e andarle dietro. Questo è. Penso Sì, questo, sono cioè. assolutamente d'accordo, ma hai situazioni in particolare, cioè lo studente medio arriva e com'è? Allora, guarda, ho proprio una situazione in questi giorni. Cioè, lo studente, ti faccio un esempio, dice questo, no? Guarda, ti ho visto passare, mi sembra una ragazza interessante, volevo scambiare due parole. Ok, tanto per. Questo è sbagliato. Questo è sbagliato perché il tanto per sta a significare il mio tempo vale, non stavo facendo niente, il mio tempo vale meno di quello che stavo facendo e quindi Guarda, Ale, praticamente è sbagliato. hai fatto un esempio pazzesco, perché sembra una cazzata, però spesso e volentieri, Tanto per. cioè, guarda che spesso e volentieri ci si perde e si perdono però in un bicchiere d'acqua questa gente qua. Anche quando dicono, la ragazza li tratta un po', risponde dopo ore e questi qua, ma Steve, ma a me va bene così, cioè, ci sta, alla fine ognuno c'ha la sua vita, ma il tutto, cioè, se tu aspetti 4 ore per una risposta. E poi ci sei e non le dici soprattutto niente, cioè stai dicendo indirettamente che il tuo tempo non ha un valore, che la tua presenza non ha valore, che lei ti può trattare come vuole perché tanto tu Vuole ci lei. sei sempre, non è un cazzo da fare. Io dico sempre questo: se fate così sin dall'inizio, poi alla fin fine continuate a farlo anche dopo 10, anche dopo 15 anni, questa qua vi lascia e vi lascia per un motivo così a caso. Babbo, mi sono stancata e voi dovete starci perché sono 15 anni che non vi siete ribellati. 15 anni Assolutamente sì. così, quindi cioè, fate i vostri conti. È per questo motivo che poi chi ha le basi per partire. Poi sulle relazioni alla grande, perché non è solamente prima fase di conoscenza, è una mentalità che poi vi portate anche in relazione, in matrimonio, in quello che poi Assolutamente nella sì. vita. Assolutamente. Grazie Ale. Alla prossima. Grazie a te. Ciao ciao.